chiamo Davide Delfrà e ho un'azienda che si occupa di pulizie civili e industriali. Questo vuol dire andare presso i vari clienti, che possono essere aziende oppure strutture come condominio, cose del genere, e si effettuano le pulizie. Ho un'azienda con 7 dipendenti attualmente e l'attività la svolgo dal 97, quindi sono più di 20 anni. L'azienda, diciamo che l'ho ereditata un po' da un embrione di attività che aveva iniziato mio papà. Ho pensato di provare io a rilevare l'attività. La cosa è andata bene, ha funzionato, quindi sono ancora qua e sto lavorando e sono anche contento del mio lavoro, insomma. Mi è stata segnalata dall'associazione artigiani la possibilità di diventare maestro artigiano. Il mio è un lavoro umile che comunque ha il suo valore e mi sembrava un buon modo per valorizzarlo, appunto. Io ho ereditato un'attività dal padre, quindi io sono stato in un certo modo protagonista del cambio generazionale. Riguardo al futuro vedo una situazione un po' più complessa, perché un tipo di lavoro come il mio, o tanti lavori simili, ritengo abbiano poco appeal al giorno d'oggi. Pur essendo un lavoro manuale, è un lavoro che secondo me dà tante anche possibilità e quindi è un peccato se nessuno un domani prende in considerazione un'attività come la mia. Credo che cercando di lavorare bene si portano a casa i risultati indipendentemente dall'attività. Nel caso mio ha funzionato così, insomma, adesso io posso dire di essere soddisfatto del mio lavoro.